È tardissimo, 9:15 e sto proprio sul gong stamattina. Mi sa che arrivo tardi. A bello di mamma. No. Io sto bello, mamma, io sto Sam. Ah, tu non sei bello di mamma, tu sei Sam. Che bello, metteteli al mondo. E io chi sono? Penny. Sono Penny. È tardissimo, raga, mamma. Sono quasi le 10:15 e sono stata fino adesso a parlare qua fuori la scuola con un'amica mia, con la mamma di un bimbo che c'è a scuola, Stefano. E riflettevo un po', no? Che comunque l'esperienza della scuola mi ha portato a conoscere delle persone belle. E lei è diventata proprio una persona. Cioè, comunque anche lei è quasi un punto di riferimento, nel senso che comunque anche se non ci vediamo ci sentiamo su WhatsApp, è proprio carina, insomma, quindi quando possiamo ci vediamo, magari ecco 20 minuti fuori scuola così per farsi due chiacchiere. È bello anche quando si riescono a formare delle belle conoscenze, anche nella vita reale, no? Che te le puoi vivere. E quindi sono contenta di questo. E quindi vabbè, detto questo, la mia macchina si è riscaldata. E adesso vado a casa che c'ho pipì, mi devo stendere una montagna di panni, fa 9 gradi, fa freschetto stamattina, e poi mi vado a fare un buon caffè e poi me ne vado da mamma perché non c'ho da lavorare, ho dovuto rimandare tutto col fatto che Stefano è stato tanto male, avevo da lavorare quando lui è stato male, adesso ho rimandato tutti gli appuntamenti finché non mi richiamano. Le 7. Oggi sono un po' stanca. È stata una giornata un po' non piena ma faticosa. E aspettate, che tanto sto cercando di apparecchiare, mi sto organizzando per la cena. Stasera faccio un po' di pesce con i fagiolini. Mi ho preparato già tutto. Qua c'ho il pesce, qua ho preso quelli surgelati perché li avevo visti freschi, che so di gran lunga migliori, però non erano belli, erano troppo grossi, a me piacciono fini, poi erano proprio rovinati a prescindere, insomma, dalla grandezza del fagiolino. E allora c'ho sempre una confezione nel congelatore perché comunque le verdure ci piacciono, e quindi quando non li trovo che mi piacciono ce l'ho sempre nel surgelatore, come i broccoli, tutte queste cose qua, insomma. E dovrei fare queste cose. Il pesce lo vorrei fare in padella, lo vorrei fare col pomodoro dritto e le olive, però non ho le olive, purtroppo. Cioè, le ho aperte e quelle che sono rimaste sono troppo poche. Qua ci stanno in realtà quelle che ha fatto mio zio, l'ha pescate. Le olive si pescano. L'ha fatte lui, insomma, dall'albero, l'ha accolte, hanno fatto le olive, hanno fatto l'olio. Però so poche, poi non mi ci piacciono sinceramente, forse quel tipo di oliva, poi un po' piccantina. E vabbè, non tanto mi faccio queste cose. Vado a vedere di là nella dispensa se ci sta. Aia, che botta. Dimmi, devi fare pipì o cacca? Vuoi il pigiama? Vuoi papà mo? Adesso viene mamma, ti deve lavare anche i capelli, dico. Questo la mattina non esce da casa se non c'ha gelatina, lacca e fissatore. Infatti la sera dopo per forza lavare i capelli. No, mi sa proprio che le olive domani mi tocca ricomprarle, raga. Ce l'ho. Non ci stanno bastarde olive. Niente, qua dentro come al solito c'è sta un casino. Vabbè, mo qualcosa mi invento. Volevo provare a mettere il bicarbonato dentro la cottura dei fagiolini, perché me l'ha consigliato un gerberino, ebbene sì, però non so se valga pure con i fagiolini, cioè con la verdura congelata, non credo. Però il bicarbonato non ce l'ho perché l'ho finito e quindi ci dovrò mettere il sale, però la voglio fare sta prova perché sono curiosa. E niente, come sono rimasti questi due pomodorini, cioè praticamente ho tre pomodorini, ce n'ho qualcun altro lì, che poi questi si sono staccati dal gambo e si sono rovinati, invece questi rimangono un po' più freschi. Anzi, se non lo sapete, io queste sono tutte cose che mi insegna mia madre,
Tante volte si tende a prendere il pomodorino staccato dal ramoscello perché sennò nella busta si buca, poi pensiamo che fa un po' più di peso, quindi andiamo a pagare il bastoncino. Però effettivamente se li prendete sempre attaccati al ramoscello, il pomodoro vi dura di più perché comunque non è staccato. Infatti questo che si è staccato c'è lo stesso giorno, eh. Cioè, questi staccati, guardate che, vabbè, non so se si vede, sono tutti aggrinziti, questi sono ancora belli intatti. Quindi prendeteli sempre con il ramoscello. Cristina Parodi ringrazia, no, Benedetta Parodi ringrazia. Allora, vabbè, fatemi preparare, se no io chiacchiero 200 anni sempre e poi non faccio mai niente. Cioè, era 7 meno 10, sono le 7 passate, non ho fatto un cacchio. Al lavoro, al lavoro, al lavoro, Cinerella. Dai, avanti, restando lì, comandano sempre loro e ripetono tutti in coro. Al lavoro, al lavoro, al lavoro, Cinerella. Perché senti abbiamo da fare, si va a rimodernare con un bel nastro in fondo, una mamma con una mano. Adoro Cenerentola, il mio cartone preferito. Insalatina di mare fatta, carotine fresche, calamaretti, totanetti, non so che cacchio so, la polpa di granchio, un po' di polpo, no, queste sto seppie, vabbè, insomma un po' di cose, mi ci manca le olive, però vabbè, poco male. Te le sei lavate le mani? Sì! E quello va a riposare al bagno, che fai là con quello? Posalo! Ah, e qui ti asciughi? Dai, vado a posare al bagno e spingi la luce, sennò si consuma un sacco di corrente. Questo posa, questo! Tieni. Grazie amore! Apparecchio, eh! Che cosa tu? Apparecchi. Apparecchi tu? E apparecchia, dai. Dai però, picco, apparecchia, muovi. Beh, non fa niente, vieni, finisci di apparecchiare. Bravo, grazie. Quella è buonissima, amore. C'è davanti. Una luna. Buonissima. Eh? In base a quale teoria? È buonissima? È buona. Allora, se tu fai così, guarda, vedi? Così. Faccio così, guarda, eh. Girala adesso con le mani, papà. Girala così, vedi che ce l'ho gli altri di qua, c'è da tutte e due le parti così. Salute, eh? È morbido, dai, salutare, pane e sugo, col sughetto del pesce. Che Dio ti benedica, amore della mamma. Bello mio. Buono? Mamma mia, che forno gigante. Da sta morta di fame. Che devi fare? Deve il papà te me dà. Ma dopo te lo faccio vedere. Mi saluti intanto? Di ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonanotte. Grazie. Guardate, è arrivato.
Vuoi vedere papà? Bene. Ti temo, dammi, ti temo. No, scemo a chi? Bibine, questo scemo dorme. E gli dite Gerberino? Bibine, ti temo, dammi. Te matto. Tu sei scemo, po, po. Aia. Senti, dice da me pizza, che non mi gratti la schiena. Vabbè, giornata finita, mi vado a lavare e non so che cacchio avrò registrato oggi. Comunque, domani mi metterò al lavoro di questi vlog, mi dovrei lavare pure la testa, ma ormai me la lavo domani e ci vediamo al prossimo video. Buonanotte, mi sa che stavo sull'audio, stronza. Vai, vai, gira, molto piano, così, gira, gira, papà, gira. Vuoi aiutare? Gira, vai. No, così, guarda, guarda quello che fa, non ti distrarre se no esce tutto fuori. Gira, dai. Bravo. Ma oh, io bevo un cacciapetto, io non bevo. Ma non ti scotti. Non ti scotti, tu basta che rimani lì come ti ho detto e giri. Metti una carta sopra. Sopra dove, amore? Ma sì, dopo in un terzo non ti devi avvicinare alla pentola. Adesso devi sbattere le uova. Papà ti ha chiesto di sbattere le uova. Bravo. Adesso non ti devi avvicinare alla pentola. Papà ti ha chiesto di sbattere le uova. Devi aspettare che diventa fresca. Fresca. La devi slacciare dietro, dietro c'è un laccio. Hai visto che bravo? Ok, basta. Prendi la spugnetta. Dalla parte gialla comincia a pulire la macchina del gas. Così, pulisci. Dappertutto, anche qui vedi che è sporco. Quella? Certo. Quella macchina? Vai, vai, sparma dappertutto, vai. Vai, di qua, tutto qua. Te con una macca. E certo. C'è ancora una macca, Penny. C'è ancora una macchia, Sam. Vai, pulisci. Voglio di conto. Strofina, strofina, vai. Qui? No, lì no. Su tutta quanta la cucina, dai. Thank you.
Ok. Prendi le griglie. Una prendine adesso. Quella è dopo, prendi una griglia. Sì. Sali. Va. Quella va lì. Bravissimo. Sì. Spostala un po'. Bravissimo. Sei un po' più attento. Ok. Questa si mette qui, centrale. Lì ci si mette l'acqua. Spengi. Grazie. Mettilo qui. Grazie. A posto? No. Scendi. Madonna, come si chiama lei, dottore? Dottor? Dottor? Troppo grande. Come mi hai detto prima, è troppo? Troppo grande. Eh no, tu mettici gli attrezzi, vediamo. Ma perché il camice deve essere un po' più grande, amore. Mettici gli attrezzi, dottore. Fammi vedere, questo è il tuo lettino qui? Sì. Piano, non struscià però, stai. Vai. Oh, io non so. Metti tutto. Dottor Sam, si metta le cose in tasca, dai. Tutte? Beh, quelle che ti servono, la torcia. Vieni qui, spostati. Mamma mia, che dottore fantastico. Qui manca un pezzo. Ci manca un pezzo? Dobbiamo rimettere insieme i pezzi allora, dottore. Ci pensa lei? Stanno là dentro. Stanno là dentro? Fammi vedere. Ah, vieni qua, fammi vedere. La riaggiusti tu? Da qui dentro. E questa va qui allora. Sì. E allora la puntura va dentro le tasche, visto? Ok, dottore, tutto bene? La diagnosi com'è andata? Tutto a posto? No, io ho un libro. Non c'hai un libro? Non fa niente, amore, se non c'hai un libro. Dai, io ho i libri. E certo che lo so che c'hai i libri, dottore. Dove va, dottore? Prendere un libro. Prendere un libro? Qual è il libro della diagnosi, scusa? Questo. Ah, questo? E che ci devi scrivere su sto libro della diagnosi? Penna. A penna? Ti serve allora da mettere dentro il camice? No, dentro qui dentro. Ti aiuto, dottor? Sì. Ah, hai fatto da solo, ma pure l'altro, c'è cioè pure l'altra di tasca, mica ce n'hai una sola, eh? Oh, qui metto che ci metti? Gli occhiali ci hai messo? Ah, beh, giusto, sennò si rovinano con le altre cose. Mamma, grazie. Scusami, io non sono mamma, io sono un'infermiera qualificata. Io metto. E che cacchio ne sappia quello che te pare. Quello che ti pare. Sì, lo ha per fondente. Se mangiamo io lo ha per fondente, dottor. No. Tutto bene? Sì, ha ragione. Questo a che serve, dottore? Per guardare le orecchie. Per guardare le orecchie. Lo compreremo, dottore. Senta, io adesso ho un po' di paura. Che mi deve fare ancora? Niente. A posto, abbiamo finito? Ah, ancora no. Mamma, porto pallo. Ma che devi fare col coltello? Col bisturi? Oh mio Dio, dottore, io ho paura. Ok. Che paura. Ma non ho sentito niente. Che c'avevo? Niente. Devi papà. Fatto? Buono. Mi sento già molto meglio. Fatto, dottore? Ferma. Mi devo girare? Sì, sta così. Ah, devi fare la puntura al culo? Ma allora ti devi girare tu, scusami. Da tu. Così. Ho capito, ma come mi giro? Va bene, dai, mi giro. Vieni di qua, dai.
Oh mio Dio! Stai questa sul pungible perché lì. Ah! Dottore! Perché voglio farlo? Ah, vabbè. Mi sento un po' meglio. Mi posso girare adesso? Devo stare sempre col culo all'aria? Che mi devi mettere la suppostina? Ma che è così? Come la suppostina? No! La suppostina no, eh. Vabbè, prenda sta suppostina, va. Piccola la voglio. Ah, meno male. Mo che faccio? Mi posso girare? Sì. Aspetti allora. È un pide. Dove ce l'ho le spine? Qui. Ah, che dolore. Aspetta. Questo. Questo. Le norme di igiene e sicurezza in questo ospedale sono qualcosa di meraviglioso. Vero, dottore? Come si chiama lei, dottore? Come si chiama? È molto sexy. Vuole uscire con me a cena stasera? Mamma. Ma come mamma? Che tristezza, che amarezza. Dottore, vuole uscire a cena stasera? Qui c'è scritto dottor Klein. Io c'ho dottor Klein. Ah, dottor Klein, mamma mia che nome sexy. Allora mi porta a cena o no stasera? No. O è sposato? È sposato? C'ha la moglie? Come si chiama sua moglie? Pippi. Fibbi. Sì. Si chiama Fibbi sua moglie? Sì. Ha bellissimo nome. Pippi, bellissimo nome, veramente Pippi. Molto bello. Sì. Pippi. Ah. Bravo. Passala sotto così. Ti batto. Sono caduta, ho sbattuto, eh? Che cretino. Dottò, è capace? Che sta a fare, dottò? È capace a mettermi sta fasciatura? Cos'è la tetto? Amore, questo lo devi arrotolare. Aspetta, dottò. Così. Ecco, bravo, così. Così. Mamma mia, che dottore, grazie mille, mi sento molto meglio adesso. Mamma mia, dai, l'hai fatta? Ce ne stanno solo due. Che mi sta facendo il certificato, dottor? Mio fratello è... Ethan Hunt l'ha contattata. Perché deve contattare lì? Hunt è riapparso, una volta a Cuba. Ha lasciato questo, il regalo. E cosa le dicono? Non lo so. Ma! Noi non siamo amici. Non ci vediamo più. Aspetta. E qua. Ah, perfetto, il timbro. Basta anche uno, eh? Ok. Grazie mille, dottore. Mi serviva proprio il certificato per il lavoro. Non so. Ok, questo è mio, dottore? Grazie, dottore, molto gentile. No, mi dia la mano, grazie. Salutami, poi rifacciamo. E poi ricominciamo. E come ti metti? Così si fa. Grazie mille, arrivederci. Ma che tua fotocamera? Quella lì non si prende, quella è di mamma, è la GoPro di mamma. Capito? Se la fai cadere poi non funziona più. Che stai facendo? Stai riprendendo? Pure al contrario. Che cosa fai? Ma fai tipo bizzine. Ma lei pure alle gerberine stai parlando? Ma lei al contrario, così. Ma c'è qua le bizzine? Stai facendo un vlog? Eh? Ma ti pare di me?
Non sai fare le punte del sole? Beh, adesso le facciamo insieme, mamma ti insegna, guarda. Questo è il sole? È molto facile, guarda, posso fare un sole piccolo qui? Tu fai il cerchio, vedi? Prendi? Vieni qua. Guarda come si fa, così. Vedi? Tutte le lineette, falle vicino alla pallina che ti ha fatto mamma. Bravissimo, bravo. Visto? Hai visto? Hai fatto il tuo primo sole? Che bello ufficio. Guardate, tipo, è il mio tata caserma. Ah, è della caserma? Sì, certo. Stai lavorando in caserma. Quando sei pronto per lavare i denti me lo dici, eh?